sì, ha piovuto, hai ragione. Ho pensato, però è colmo che io do indicazioni sulla strada a dei turisti qua. È vero. Quanti sono? Adesso cerca quello che ho attaccato io. Quando me l'hai attaccato? Scusa. Prima, di nascosto. Attaccato il gnomo? Ciao gnomo, ciao. Gnomo. Dove? Qua. Gnomo. Abbiamo trovato un altro gnomo? Sì, perché c'è questa faccia così disperata? Perché pensavo fosse un gnomo motociclista. Siamo persi. Come so? Sul mio mondo, il negozio dei Lego. Vuoi che ti prendo anche lo zaino? Guarda che c'è anche la stazione dei pompieri. Mi sa che abbiamo trovato forse la parte del centro dopo esserci persi e soprattutto aver seguito i tedeschi che ci hanno aiutato. No. Voilà. Altro mi sa che l'inquinamento è meglio perché sta iniziando a peggiorare. Poi ci siamo svegliati che pioveva, tra l'altro. Sì, è vero. Abbiamo beccato il quinto gnomo. Oh, abbiamo trovato il mio mondo. Ti rendi conto che io di questa roba qui ci morirei? Questo è il settimo. Sesto. 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 Abbiamo beccato il sesto. Io metto. Dentro le poste. Guarda che ce n'è un altro. Siamo il settimo e l'ottavo. Nove, 10 e 11. Ho perso il conto. Ma quanti siamo? Un altro gnomo. Cosa fa questo? Tira solo in mano. Ah sì, il girasole in mano. Verso il gnometto, dove quelle ignobili... Cosa erano, tedeschi? No, porca della miseria, lo fai apposta, lo fai. Cato un altro gnomo. No. Un altro gnomo, un altro. Ce ne sono ben due di gnomi, anzi tre, uno, due e tre. Fritellona.
due da prima che hai voglia della ciambellona. Perché ho visto la bambina. Perché hai visto la bambina con la ciambellona. Ciambellona con panna. No, con yogurt. È yogurt. È yogurt, amore, sì. No, è panna. Sembra panna, non yogurt. Non ho capito. Comunque panna e formaggio. Esatto. No, no, non è un gnomo questo. Beh, comunque, ciao, ciao, ciao. Altro gnomo beccato. Questo è? Fila la lana o qualcosa del genere. Tempo di merda. La pizza congelata. Qualcosa mi dice che sta un po' piovendo. A bocce, ben ritrovati. Allora, siamo finalmente giunti a Wrocław, quella che secondo me è forse la più bella città che abbiamo visto della Polonia, oltre probabilmente a Leba, ma perché Leba rappresenta un qualcosa di molto particolare. Sta di fatto che siamo a Wrocław, la città degli gnomi. Non dirò molto perché alla fine il film è andato molto lungo, voglio soltanto farvi sapere che questa città ha questa caratteristica di questi gnomi ed è nato come forma politica per poi tramutarsi negli anni in qualcosa ovviamente di un po' a livello turistico, tanto che vengono continuamente cambiati. È molto bello il discorso degli gnomi, o perlomeno lo considero tale, perché oltre ad essere appunto un richiamo così per la gente nella ricerca, potrebbe esserlo anche per i più piccoli, visto che era pieno di gente che con la scusa di andare alla ricerca dei gnomi, delle zone della città, considerate che farete il giro di tutta la città alla ricerca di questi gnomi, i bambini un po' si sentono anche più, diciamo così, coinvolti in questo giro turistico. Comunque sta di fatto che Wrocław ci ha stupito veramente, abbiamo trovato, come avete visto, anche tutte quelle bancarelle comunque che mi hanno fatto impazzire, devo dire la verità. Ahimè, siamo praticamente all'ultimo vero giorno del nostro viaggio, inizia il ritorno a quello che è casa nostra. Quindi domani zona di passaggio, ci sentiremo lungo la strada ogni tanto. Sapete che la GoPro non c'è più, perlomeno per questi filmati, di conseguenza quello che vedrete sono spezzoni del nostro viaggio di ritorno. Non mi resta che salutarvi. Fatemi sempre sapere se questa tipologia di viaggio vi è piaciuta. Seguiranno più avanti video nei singoli luoghi, quindi fatti in una certa maniera magari più studiati. Questi non vogliono essere dei video fatti bene, tra virgolette, vogliono essere solo dei vlog, diciamo così, li ritengo un po' video spazzatura. Fatemi sapere appunto cosa ne pensate, se vi è piaciuto un bel like e come sempre siamo qui per farvi viaggiare con noi. Ciao bocce!